Negli anni 30 un gruppo di arlicensi con questa imbarcazione, con questa Iole, partirono da Peschiera e arrivarono fino in Piazza San Marco. Adesso vi raccontiamo questa storia. Era proprio il 1934 quando con questa Iole un gruppo di arlicensi partì da Peschiera del Garda e, passando nel Mincio, nel fiume Po, per arrivare poi sul Delta, passare quindi il fiume Adige e il fiume Brenta, arrivarono nella laguna di Venezia e infine in Piazza San Marco a Venezia. Fu un'impresa davvero importante, ci misero 3 giorni per arrivare, ma la cosa bella è che questa barca, proprio quella che fu usata allora, oggi è nel Museo della Pesca e delle Tradizioni Locali di Peschiera del Garda. Si può vedere, toccare con mano, si possono vedere le foto. In queste foto c'è anche mio nonno perché era uno dei vogatori che partecipò a questa impresa e si può vedere veramente il percorso che fecero, un percorso che non trovò grandi sbarramenti sul fiume perché ancora dovevano essere costruite le maggiori opere idrauliche che invece oggi caratterizzano proprio questo corso d'acqua. E anche una curiosità è che passarono il fiume Mincio senza passare dall'edificio regolatore oggi presente tra Saglionza e Monzambano. E una volta arrivati a Chioggia, che fu la loro seconda tappa, non trovarono quel lido importante di sottomarina che oggi conosciamo tutti, perché proprio in quegli anni 30 cominciava a costruirsi con la sedimentazione delle acque dei delta dei fiumi, che erano cominciate ad essere imbrigliate proprio dalla costruzione della diga. Quindi anche il panorama che videro era completamente diverso da quello attuale. È un pezzo di storia arlicense ed è qua al Museo della Pesca che vi invitiamo a visitare. Grazie.